Sindaco, saluti, buonasera, bentrovati. Mi piacere incontrarla in questo momento particolare. Siamo a meno da una settimana del grande fuoco. Andiamo a raccontare le nostre impressioni. Noi ci siamo detti, ci siamo dati un augurio prima delle elezioni, ci siamo detti che questa è una squadra. Ma è successo qualcosa? Sappiamo che hai sofferto un po'. Certamente il fatto di aver confermato tutta la squadra per questa elezione è stato veramente qualificante della nostra campagna elettorale e siamo sicuri che sarà un importante risultato, anche perché ex sindaci, numeri ricchi, pieni, qualcosa che vogliamo ricordare. È vero che il dato finale salta all'occhio con uno scarto molto risicato, ma quello che per me rileva di più è che la lista liberi è stata più ampio rispetto al 2015, nonostante la squadra fosse rimasta la stessa, meno un componente che transitava la lista avversaria, e questo rende merito al lavoro che è stato fatto e che è stato certamente apprezzato. Intanto i 5 anni sono un'arma doppio taglio, perché noi ce lo siamo detti che 5 anni sono pochi per far nascere dei progetti. Oggi con la progettazione generale tu hai messo in cantiere così tante cose, una parte è andata in corso, una parte adesso la dobbiamo fare. Noi abbiamo le idee molto chiare, nel senso che i progetti che sono avviati rappresentano il programma del mandato di questo momento, cioè abbiamo preso una seconda pubblicità che sono le linee di mandato che sono utilizzate prima consigliatura allargata, ci sono opere importanti da completare, progetti importantissimi da portare a termine. Faremo questo lavoro con una sorta di costanza e di pensione, perché siamo convinti che impegno e passione alla fine pagano sempre. Noi stiamo venendo da Amalfi, ci siamo presentati perché ci siamo sentiti veramente che significa che siamo stati bene anche all'esterno, che significa dare sfogo anche a certe situazioni tipo migliorare alla generazione di una serie di asset importanti da qualificare in città, si passi avanti per quanto riguarda l'accoglienza turistica, il servizio di caratteristica che sono stati oggetto negli ultimi 5 anni, poi abbiamo ampliati e qualificati ancora di più. Questo fa riferimento a quella piccola bomboniera, questa turistica di cui non sappiamo mai di te, però ce ne complimentiamo perché riesce a commissionare legno e cemento. Se mi affaccio qui alla terrazza del convento, trovo le colonne in cemento e percolato per usarle come dopo metalliche, percolato in legno, ma la forma scelta celebra un'importante invenzione del finale, è quella della bozzola, proprio di fronte alla serata della Repubblica, che è una piazza vivente della tradizione Mariana di Amalfi. È una piazza che è stata molto apprezzata, tanto dai cittadini quanto dai visitatori che trovano finalmente un po' qui potessero stare in attesa della ripartenza da Amalfi o nel momento dell'immediato arrivo. Tanto nei vostri programmi ci sono anche il popolo, sì, diventa sempre più trafficato. Per quanto riguarda il porto, c'è ovviamente da sistemare una procedura che è nascita lontana, il financing avviato nel 2004-2006, che ancora non è era un disegno quasi spaziale, ancora non è definita, è una procedura che quando necessita di essere definita affinché il futuro del porto di Amalfi possa essere valutato alla luce di bisogni attuali. Si tratta comunque di un progetto molto vecchio nel tempo, che ha le esigenze collegate con il settore del mare sono anche mutate nel corso di questi anni, quindi sicuramente si potrà lavorare. È importante anche per te. I tuoi marittimi, i tuoi naviganti, i tuoi armatori crescono di anno in anno, parlerei quasi.
fase di una conquista di una serie di porti in giro. Certe compagnie che collegavano con la grotta dello Smeraldo, è stata tranquillamente conversazione quando la strada si trova immediatamente c'è un servizio mare, ci colleghiamo con le isole Eolie, il presidente degli armatori in questo momento è un amalfitano e stiamo vivendo la Napoli domani, i prossimi giorni. Quindi Amalfi sta riconquistando la posizione marinara, cuore e centrale del terreno occidentale. L'obiettivo deve essere quello della messa in sicurezza. Il progetto che sarà sviluppato per la sistemazione del porto, questo è un obiettivo fondamentale, anche per garantire una migliore, più sicura funzione del porto attuale. Quindi anche la diversa gestione dei traffici marittimi, ovviamente del purtroppo di giorni destinato a parteggio di tanti compagni diventi un grande salotto. Quello è il sogno che voglio tutti gli amalfitani, chiaramente è una soluzione che dovrà essere individuata come alternativa, è tutto da pensare, perché purtroppo siamo un territorio estremamente vincolato per cui è difficile cambiare la destra, ma noi speriamo perché anche in questi anni abbiamo avuto il termine vicino. Parlare di un grande foro della montagna lungo 4 km a fronte e promesse preelettorali. Assolutamente no, abbiamo un progetto avviato che riguarda tutto il bypass del centro abitato di Amalfi di Arrani per collegare la zona esterna di Amalfi con il Sio di Alto. E a tal proposito la regione già destinata a finanziare anche 28 milioni di euro per la realizzazione di un primo tratto che consentirebbe la pedonalizzazione passaggio per passi con due uscite di collegamento dalla zona di Pastena di Amalfi verso la Valle dei Mulini con due uscite nel centro, un progetto compatibile con la prosecuzione verso la Sierra. Chiaramente siamo agli inizi, abbiamo un progetto preliminare che è stato validato da Agir ad agosto 2020 che ora necessita di tutte le approvazioni per poter elevarsi nella definizione progettuale. Quindi ci sono progetti che richiedono decenni a volte per essere portati a termine, un bel po' di lavoro. Siamo all'inizio, ma lavoreremo con la stessa intensità. I nostri auguri ai nostri grazie. Grazie a voi. Grazie.